appunto della tesi è stata sviluppare e progettare una nuova tesi di studio del modello esercente. La tesi è stata svolta durante il periodo di studio del 02 SPA a Milano in collaborazione con il mio collega Massimo Levetti, laureato in filosofia. Che cos'è un file system tradizionale? Un file system tradizionale è una struttura che permette di memorizzare e rendere disponibili i dati che sono memorizzati in dispositivi di architettura di massa, come per esempio la disco, tutti i vari programmi cellulari. In un file system distribuito invece questa struttura di programma server che permette quindi di gestire ed archiviare dati presenti su diversi nodi in una rete. E il tutto garantendo una certa trasparenza nelle operazioni che effettua l'utente. Le caratteristiche che andavamo a cercare quando siamo partiti con il progetto sono state la condivisione di uno spazio per salvaguardare per gli utenti, la scalabilità, affidabilità, le performance, la sensibilità e la trasparenza. Nello sviluppo del nostro sistema abbiamo ricercato queste caratteristiche e siamo riuscite a raggiungerle. Il nostro sistema è distribuito, perché permette l'archiviazione di dati su più macchine, è replicato, per la parte dei dati e dei metadati abbiamo utilizzato due soluzioni diverse, ognuna con la propria gestione della memoria, della propria gestione. Abbiamo poi dei metadati estesi, che vuol dire che oltre alle principali informazioni che si possono trovare su questi metadati estesi, questi metadati estesi ci permettono, siccome non sono un sistema in generale, di essere più specifici in base ai problemi, e possono essere questi metadati estesi anche personalizzati dagli utenti. È fault tolerance il nostro sistema, perché per tutti i punti chiave del nostro lavoro non ha nessuno single point of failure. Abbiamo implementato anche una cache lato client per evitare di sovraccaricare da lavoro il nostro data center, poiché l'esperienza di Hadoop ci insegna che costa meno spostare la computazione che spostare i dati. I punti di forza del nostro file system sono l'utilizzo del paradigma REST per l'identificazione delle risorse via URL, la scomposizione dei dati in oggetti, segmenti e blocchi per facilitare la gestione, il trasferimento dei dati per differenza utilizzando le hash dei blocchi via web socket e il fatto di poter utilizzare il nostro file system in tre differenti maniere, utilizzando un command line da noi sviluppato, utilizzando qualsiasi tool compatibile con Amazon S3, per esempio noi abbiamo utilizzato CyberDuck, o grazie al modulo Fuse è possibile montare il nostro cassetto con qualsiasi macchina di Linux. Le componenti principali del nostro cassetto sono, come abbiamo detto, gli oggetti sono composti da dati e metadati. Sono separati, come ho detto, ogni blocco di dati possiede un hash e ogni informazione nei metadati possiede una versione. Attraverso questa hash e queste versioni riusciamo a colpire se qualcosa non sia stato modificato e nel caso andare a interrogare il server per reperire le informazioni. La cache, come detto, è stata implementata da client, questa rimane sempre consistente grazie a un meccanismo di callback. Per la trasmissione, grazie alla cache, implementiamo anche la trasmissione dei dati in parallelo, utilizziamo la connessione HTTP, trasmettiamo, come detto prima, per differenza in base appunto al contenuto dei blocchi e effettuiamo anche la compressione prima di inviare i dati, così da risparmiare il 50% della madre utilizzata. Per la distribuzione dei dati abbiamo deciso di dividere gli oggetti o comunque i file in chunk di dati e poi affidare questi chunk di dati a una soluzione distribuita dash table, in particolare per protocollo CAD. Per loro natura, quindi, questi distributed dash table sono decentralizzati e sono realizzati dentro di esso e sono replicati. Per reperire poi i dati usiamo anche una soluzione che si chiama come lavoro al DNS. Ultimo ma non importante punto, la sicurezza. Implementiamo una connessione sicura HTTPS, permettiamo delle ACL estese e inoltre abbiamo un modulo OpenID che ci permette agli utenti di utilizzare il nostro file system utilizzando Google, Facebook o Twitter, senza lasciare a noi il compito di salvare i loro dati sensibili. Mostro ora come sono strutturati gli oggetti, come ho detto sono divisi in metadati e dati. Nei metadati possiamo trovare le properties, che sono tutte le informazioni che si possono trovare nel MyMode, le ACL, gli attributi estesi, che come ho detto prima sono personalizzabili anche dagli utenti, e i segmenti. I segmenti è una lista equivalente a quella delle nodes,
che hanno un appuntamento al blocco di dati e hanno un hash e hanno anche un hash del blocco. Attraverso questo hash, appunto, come già detto, ci ricordiamo se qualcosa è cambiato senza dover andare a interrogare il server. Ogni blocco di dati è di default di 16 kilobyte e 512 blocchi compongono un segmento. Ovviamente se aumenta la dimensione dell'oggetto aumenta il numero di segmenti. Questo è il lato server della nostra applicazione, come si possono vedere ci sono tre livelli, a livello di interfaccia, a livello di gestione e a livello di driver. Come mai ci sono tutte queste componenti in questa figura? Perché abbiamo sviluppato il nostro file system similmente a un framework. Abbiamo seguito un'interfaccia standard, quindi volendo un qualsiasi di questi mattoncini può essere plagabile, può essere modificato. Per esempio noi per metadata driver abbiamo usato una soluzione Redis, ma se una qualsiasi altra persona volesse utilizzare un driver SQL potrebbe cambiarlo senza portare nessun problema. Abbiamo poi un livello di scalabilità verticale, perché ogni servizio, storage, metadata, layout, e il resto delle callbacks possono essere indirizzati su server diversi, su server diversi. Questo è il nostro client, è abbastanza semplice, come vedete abbiamo un'interfaccia fuse che permette al nostro system di essere montato sulla stessa macchina Unix, un cache manager che esplora le informazioni disco, un connection manager che si occupa della localizzazione dei dati, dell'RPC e delle callback. Per quanto riguarda i punti più importanti sulle performance, è stata appunto la trasmissione per differenza grazie al hash dei blocchi. Nei segmenti, come detto prima, abbiamo due liste, una lista contenente l'hash dei blocchi e una lista contenente l'ID del blocco. Attraverso la lista con gli hash dei blocchi ci accorgiamo se qualcosa è modificato all'interno del file e ritrasmettiamo solo questo. La lista di blocchi, dei blocchi D, è utilizzata anche nella cache, perché se qualcosa non è in cache o comunque non è aggiornato in cache, attraverso i blocchi D sappiamo dove andare a recuperarla. La cache è stata per ora molto semplice, una cache circolare, una lista circolare in cui i nuovi oggetti richiesti risultano man mano più diversi. Un'altra importante sezione dove abbiamo avuto un aumento delle performance è stato il fatto di avere oggetti diversi per dati e metadati. Per i metadati sono letti molto più frequentemente rispetto ai dati, allora abbiamo usato, come ho detto, un KBase Store, che è Redis, che ha delle ottime performance, riesce a gestire 100.000 operazioni al secondo. E questo comparato a un NAS di medio alto livello che riesce a gestire 20.000 al secondo, direi che è un buon passo avanti nella nostra soluzione. Per la distribuzione dei dati, come ho già detto, abbiamo deciso di suddividere il file in chunk. Questi chunk poi sono sparsi in una rete utilizzando dei distributed hash table senza avere nessuna correlazione rispetto al file che compongono. Abbiamo utilizzato il protocollo CAD, che quindi è decentralizzato e non ha single point of failure. Il protocollo CAD inoltre offre una replica dei dati su tre nodi, il se stesso, il successivo e il precedente, quindi anche se un dato dovesse smettere di rispondere o cadere, i dati sono reperibili negli altri due nodi. Questa è una versione beta del progetto che è disponibile sotto il mio account di GitHub. Altre informazioni sul progetto sono reperibili sul sito www.rfs.org. Questo progetto è stato presentato in diverse conferenze, tra cui posso citare l'EuroPython 2012 conferenze e Python Ireland 2012 di Dublino. Questa versione, appunto, come già detto, è un punto di partenza, un framework dal quale partire per sperimentare una nuova soluzione. Come dicevo, ogni pezzo della parte server può essere cambiata, quindi man mano che si va avanti nello sviluppo possiamo trovare soluzioni che più ci aggradano, che portano a un prodotto migliore. A parte quello, le altre migliorie che possiamo portare sono rendere il sistema adattivo alle richieste, implementare un sistema di snapshot anche per la parte dei dati, migliorare la parte diversa e integrarla con il sistema di snapshot. E ora in questo momento sto lavorando a Dublino come tester, quindi ci siamo accorti che la parte il codice non aveva un'adeguata copertura, quindi la porteremo anche avanti. Questo è tutto. Va bene, grazie. Allora abbiamo sentito i due candidati per questa sessione, vi chiedo di fare ancora una passeggiatina fuori.